Buongiorno e benvenuti a tutti. Nel mondo dello sport, i grandi giocatori non hanno necessariamente spazio da concedere alla filantropia. Infatti il buon umore e la pazienza per far piacere ai fan o ai propri avversari non è sempre presente. Tuttavia ci sono sempre eccezioni alla regola. Alcuni sportivi agiscono in modo semplice, ma possono abbellire la giornata di una persona. Ed è grazie alla bontà o alla generosità loro che ci riescono. Ovviamente atti del genere sono rari, ma esistono. Desideri scoprire i 20 momenti più commoventi dello sport? Allora prepara ad essere commosso. Nel bel mezzo della partita di tennis, uno dei due giocatori ha accidentalmente colpito il giudice del net con la palla. Si potrebbe dire che ciò capita spesso, che sono i rischi del mestiere, e non sarà falso. Ma non per questo giovane giocatore di tennis che, nel bel mezzo del match, ha deciso di dirigersi verso la donna su cui ha proiettato la palla in modo da chiederle scusa, a modo suo. Infatti non le ha detto probabilmente niente, tuttavia l'ha baciata calorosamente sulla guancia. Un piccolo gesto semplice e commovente. Il giudice del net non si aspettava sicuramente un gesto così cortese da parte di questo tennista. Grazie a una gentilezza del genere e sotto l'effetto sorpresa, mostra il suo sorriso più bello. Il giocatore di basket professionistico Mitchell Donovan ha dato prova di generosità e di bontà. Ha firmato delle scarpe da ginnastica e le ha offerte a una ragazza in tribuna che, visibilmente, era una grande ammiratrice. Era accompagnata da una delle sue amiche. La ragazza ha chiaramente mostrato il suo stupore e la pienezza della propria gioia nel vedere Mitchell Donovan in persona dirigersi verso di lei con questo regalo meraviglioso. La sua amica ha condiviso la sua felicità. Altre persone dietro contemplavano lo spettacolo con meraviglia. E sì, si può essere gentili anche praticando uno sport aggressivo quale la lotta. La dimostrazione, in Asia, durante una partita di lotta, il combattimento è risultato proprio semplice per il portatore della maglia rossa. Ha controllato e battuto il suo avversario in un lasso di tempo molto breve. Tra l'altro, è stato piuttosto violento con il rivale, bisogna ammetterlo. Fin qui tutto normale. Così l'arbitro ha dichiarato il vincitore. In quel momento il lottatore vittorioso guardava tristemente l'avversario che aveva sconfitto ed era deciso a portarlo in modo da aiutarlo a mettersi in un posto dove avrebbe potuto sentirsi meglio. Qui si tratta di un vero gesto di bontà. Ecco un altro momento molto commovente catturato dalle telecamere. Si tratta di Cristiano Ronaldo che aiuta il suo avversario Edinson Cavani a dirigersi verso la zona dove avrebbe potuto ricevere cure mediche. Infatti al 70esimo minuto della partita che opponeva il Portogallo all'Uruguay durante l'ultima Coppa del Mondo, Cavani si è infortunato alla gamba. Quindi Ronaldo ha voluto aiutarlo mettendo il suo braccio intorno alla vita, poi lo ha accompagnato fino alla linea di fondo. Ciò rimane un bel gesto agli occhi del pubblico situato nelle tribune, il quale non ha tardato ad applaudire Ronaldo. Gli sportivi hanno la capacità di abbellire la giornata di alcune persone con un semplice gesto, ed è esattamente ciò che ha fatto Fournette, un giocatore di football americano che gioca all'interno della squadra Jaguar dei Jacksonville. Ha reso infinitamente felice uno dei suoi fan in sedia a rotelle. Fournette si è avvicinato a un ragazzo e gli ha offerto le sue scarpe che aveva firmato con le proprie mani. Era un momento eccezionale per questo ragazzo, stentava persino a crederci. Lo vediamo stupito, esultare al settimo cielo, ha ricevuto il suo regalo e probabilmente non dimenticherà questo momento. Durante una partita di hockey su ghiaccio, Dale Weiss, giocatore della squadra canadese di Montreal, ha agito con grande bontà e generosità. Ha reso felice un bambino piccolo grazie a un piccolo gesto che sicuramente non gli è costato nulla. Infatti Dale Weiss ha semplicemente lanciato il disco sopra il vetro di protezione in modo che il bambino piccolo potesse riprenderlo. Benché sia un altro ad averlo preso per primo, quest'ultimo non ha tardato a restituire al giovane fan il disco che gli spettava. La reazione del bambino è la più bella del mondo. Guarda tu stesso, non è un angelo? Ecco uno dei momenti più commoventi della storia del calcio. Ne avrai sicuramente sentito parlare. Emiliano Sala è morto il 21 gennaio 2019 in seguito allo schianto del suo aereo mentre si recava a Cardiff. Qualche giorno dopo la scomparsa del giocatore, un grande omaggio pieno di emozione è stato reso a questo sfortunato attaccante argentino. Erano tutti molto colpiti da questa scomparsa ingiusta, tragica ed inverosimile. Si vede il suo allenatore, Vahid Halilhodžić, del Nantes, scoppiare in lacrime, così come molte altre persone. È una disgrazia amplificata dalle ricerche incerte del giovane calciatore in condizioni climatiche terribili. Qui si tratta di uno dei momenti più commoventi che siano stati dedicati ad Emiliano Sala.
il grande giocatore di basket LeBron James ha abbellito la giornata di alcuni dei suoi fan quando ha fatto un selfie con loro. Erano giovani ragazzi che probabilmente erano grandissimi ammiratori di questo giocatore di basket. Così LeBron James ha preso tra le mani il telefono di uno di questi ragazzi e ha fatto un selfie con il gruppo. Sono all'apice della loro gioia, benché il gesto del giocatore di basket è piuttosto semplice e veloce da realizzare. Peraltro, ciò non gli ha preso nemmeno un minuto del suo tempo. Fare un selfie con dei fan è diventata una vera tendenza. Numerosi sportivi professionisti decidono sempre più ad agire in questo modo. Una cosa è certa, i fan non se ne lamentano per niente. Durante una maratona il principio è quello di arrivare primi, ma non è così per tutti. Siamo al 19 settembre 2016, durante l'ultima prova della Coppa del Mondo di Triathlon WTS. L'inglese Jonathan Brownlee è solo in testa, ad appena 300 metri dall'arrivo, quando all'improvviso barcolla, è disidratato e colto da malore. È così stanco che deve appoggiarsi tra le braccia di un uomo che distribuiva l'acqua agli sportivi. Tuttavia quest'uomo era pronto ad aiutarlo fino al traguardo, ma è in quel momento che suo fratello, Alistair Brownlee, anche lui maratoneta, arriva, subentra e decide di accompagnare suo fratello fino alla fine. Quando è vicino all'obiettivo, suo fratello si piazza dietro di lui e in questo modo gli fa passare il traguardo per primo. Incredibile, nessuno si ricorda dello spagnolo Mario Mola che ha vinto la corsa, ma tutti si ricordano del sacrificio di Alistair Brownlee che, con la vittoria a portata di mano, si è fermato per aiutare suo fratello quando quest'ultimo titubava sull'orlo dello svenimento, in un supremo atto d'amore fraterno. Purtroppo questo ragazzo ha una protesi ai piedi così come mani amputate, tuttavia questo non gli impedisce di giocare al suo sport preferito, anzi ha persino giocato con dei professionisti. Per lui quel momento era sicuramente un sogno diventato realtà, infatti ha fatto una piccola sessione di passaggi con grandi calciatori nel bel mezzo di un campo da calcio. Inoltre bisogna ammettere che i suoi lanci sono piuttosto corretti nonostante il suo handicap. Era un grande momento per questo ragazzo, tanto più che si è fatto applaudire dal grande pubblico, così come dai calciatori stessi. L'emozione era tanta. Questo ragazzo è una vera ispirazione. Ignoriamo se questo incontro di lotta sia stato davvero contato dai membri della giuria, ma è chiaro che i due combattenti non si affrontassero seriamente. Infatti uno dei due lottatori non è purtroppo idoneo a combattere a causa del suo handicap, ma è probabilmente molto appassionato di questo sport, ed è per forza per questo motivo che il suo avversario ha fatto finta di combattere e di perdere. Prima dell'incontro vediamo un uomo arrivare portando un ragazzo, presumibilmente appassionato di lotta e grande ammiratore di questo sport, e purtroppo era infermo. Quando erano per terra i due combattenti erano pronti ad affrontarsi. La bontà del ragazzo lottatore ha fatto sì che abbia simulato in modo che l'altro potesse vincere, quindi ha messo la testa sopra le braccia del giovane appassionato e ha fatto finta di perdere colpendo per terra più riprese. Bisogna ammettere che alcune persone riescono a dare prova di grande bontà verso gli altri. Un pilota di Formula 1 ha abbandonato la corsa nel momento in cui uno dei suoi avversari si è capovolto durante la gara. Lo vediamo uscire dalla sua auto da corsa e precipitarsi correndo per verificare le condizioni fisiche dell'uomo che ha subito l'incidente. Per fortuna la squadra era sul posto e ha potuto salvarlo. Tuttavia, abbandonare una corsa solo per vedere se il suo avversario stesse bene è un atto decisamente umanitario. Bisogna ammettere che a volte ottenere un trofeo come premio non è sempre ciò che prevale agli occhi degli sportivi. Stephen Curry è una vera leggenda del mondo del basket. Giocando con la squadra tanto reputata dei Golden State Warriors, questa star ha deciso di dare la possibilità a uno dei suoi fan di giocare con lui a basket. Il fortunato fu un ragazzo su una sedia a rotelle. Entrambi hanno giocato brevemente insieme. Il ragazzo ha fatto un passaggio a Stephen Curry e Stephen ha segnato un bel canestro. Dopodiché sono stati immortalati in una foto dai fotografi e dai fan sul posto. Il ragazzo è stato completamente pazzo di gioia per tutto l'arco di quel momento. Questo gesto da parte di Stephen Curry è davvero commovente, non trovi? Durante una partita di tennis, uno dei due giocatori ha lanciato la pallina un po' troppo verso destra. Per riprenderla c'è stato bisogno che il tennista si buttasse completamente. Ci è riuscito, ma si è fatto molto male cadendo. Per quanto riguarda il suo rivale, ha visto la palla passare sotto i propri occhi e ha preferito non toccarla. Infatti, ha scelto di spostarsi e di andare a vedere come si sentisse il suo avversario. Ha raccolto la sua racchetta e lo ha persino aiutato a rialzarsi. Una partita di calcio è stata interrotta non a causa di un fallo da parte dei giocatori, ma a causa di un gabbiano.
uno dei calciatori ha colpito il pallone e ha colpito uno dei gabbiani che si trovava a centrocampo. Infatti l'uccello si è trovato incapace di volare a causa dello shock che ha ricevuto. Quindi è stato fatto uscire a bordo campo affinché fosse medicato. Un gesto meraviglioso che è tra l'altro stato applaudito dal pubblico. Poi qui vediamo il piccolo gabbiano curato bene in panchina. È sicuro che sia riuscito a volare di nuovo successivamente. Hai sicuramente sentito parlare di questo uomo incredibile che ha fatto il triathlon con suo figlio paralizzato. I media del mondo intero ne hanno parlato e ha dovuta ragione, è assolutamente straordinario. Guarda quest'uomo che nuota trascinando al contempo suo figlio, il quale si trova su un'imbarcazione. Durante la parte della corsa, il padre esemplare ha portato suo figlio tra le sue braccia correndo. Da quel giorno è stata una vera ispirazione per molta gente. Allora, cosa ti ha segnato di più tra questi momenti sportivi? Diccelo nei commenti. Detto ciò, se il video ti è piaciuto, non scordarti di mettere un pollice blu, di condividerlo con i tuoi amici e di iscriverti al canale. A domani, stessa ora, stesso canale, per un nuovo video. I will not bow down. Keep putting me off, I'm not gonna change my mind. Your head strong forward.